it's time to main event. E quindi per tutti voi, signore e signori, che siete nel Pala Cesaroni di Roma, e per tutti coloro che sono collegati in tutto il mondo con il Thai Fight Roma 2023, è arrivato il momento che i guerrieri entrino nell'arena. Talking Summer and Ring Rules. Chiamiamo all'interno del ring, da Roma e per l'Italia, un grande fighter che ha combattuto e vinto nelle arene più prestigiose del mondo, già campione europeo e mondiale IMTKA, già campione intercontinentale WMC e MTGP, già fighters del Lumpini e Rajadamen. Fa il suo ingresso all'anno bianco Alessio Malatesta! E mio caro Simone, ci siamo, stiamo per vivere il match più atteso di questa serata per quanto riguarda la card Thai Fight Roma. Lui è molto giovane, è di Roma, è il nostro portabandiera, è il nostro rappresentante, ma ha già un'esperienza e un curriculum invidiabile. Nel tempio della Muay Thai, il Lumpini Stadium, è stato già campione intercontinentale, campione mondiale, campione italiano, come abbiamo sentito il nostro Valerio Lamanna. Lui rappresenta il team che è condotto e portato avanti da suo padre, Team Malatesta. Lui è Alessio Malatesta, da Capena, Roma, campione europeo, campione mondiale, questa sera qui al Thai Fight Roma. Siamo tutti qui per lui, sono tutti qui per lui, gli spettatori che hanno riempito il palazzetto, che adesso è veramente stracolmo. E il vero problema è chi sta entrando dall'altra parte adesso. รูปร่างสรีระตอนนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วสำหรับท่านนี้นะแต่นักชกฝ่ายไทยของเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ In the black corner, there's a fighter who will compete with him incredibly popular all over the world. His beautiful movement like a butterfly on the sky. He is a genius of Muay Thai. Please welcome Sanjay PK. Sanjay lo abbiamo sentito annunciare, adesso ci tutteremo come sempre lui fa, anche una delle sue tante innumerevoli entrate ad effetto, perché lui non è soltanto il più forte forse di tutti i tempi o uno dei più forti, non è soltanto il personaggio, lui è tutto, lui è la Muay Thai, lui è in grado di attirare su di sé tutti i riflettori da ogni punto di vista, anche da quello dello show. Gustiamocelo. Ecco a voi, signori e signore, Sanjay. Se c'è una persona per cui vale la pena usare il termine abusatissimo, più grande di tutti i tempi, forse nella Muay Thai, è proprio per lui che dobbiamo utilizzare questo epiteto. Sanjay entra adesso nel ring, la folla è invisibilio, perché sono anche tutti qui per lui. Siamo davanti a una leggenda vivente di questo sport. Non c'è altro da dire se non chinare il capo, omaggiare e prestare tanto rispetto e religiosa devozione a un fighter che si commenta da solo, non c'è niente che possiamo dire per crescere ciò che lui rappresenta. Ed all'altezza dei suoi 42 anni, ancora voglia di stupire, stupirci, ancora voglia di mettersi in gioco, ancora voglia di fare quello che ha sempre amato più di ogni altra cosa, fare la Muay Thai e farla sempre e solo con il sorriso, farla ai massimi livelli, a tal punto da essere ovviamente stato considerato il migliore nel business, the best in the business, Thai Boxer of the Year 1999-2008 secondo Club Sport Reporter. È stato il campione dell'Umpini nelle 115, 118, 130 e 135 libbre, Thai Fight Karchok Champion nel 2016, Thai Fight Champion nel 2017, nel 2018 e nel 2019 nei 70 kg. Thai Fight Champion nei 70 anche nel 2022.
42 anni, Senchai. Ora tu immagina dopo tutto questo palmarès cosa sta provando Alessio Malatesta in questo momento. Dalla parte opposta del ring in cui sta per combattere c'è la leggenda che incarna tutto quello che questo sport rappresenta e lui sta per affrontarlo. Si dice che gli idoli vadano idolatrati finché non si ha l'occasione di ucciderli. Chissà che questa non sia la serata giusta per l'upset del secolo per, le Muay Thai, per la Muay Thai italiana. Un'occhiata che è valsa più di mille parole. Ci sono probabilmente più di mille persone sulla punta dei loro piedi con il fiato rapito, lo sguardo completamente prigioniero di quello che sta per succedere dentro a questo ring. È tutto pronto per vivere questo spettacolo che già ci sta regalando tanti brividi soltanto nell'attesa. Io non riesco a contenere l'emozione. Inizia in questo momento, prime fasi di studio con Alessio che prova a studiare Senchai. Tipico atteggiamento di Senchai con le sue finte, anche un po' a far nervosire, un po' a divertire il pubblico. Probabilmente più a divertire che altro in questa situazione, perché Alessio ha uno sguardo glaciale che non tradisce alcun tipo di sentimento, nonostante davanti a lui, l'abbiamo già detto, ci sia probabilmente la persona che lo ha ispirato, la leggenda di questo sport. Chiamano dal suo angolo i colpi, deve mettere qualche colpo, non deve essere attendista, non deve farsi intimidire da uno come Senchai, che prova subito la prima proiezione che arriva. Assegna la proiezione di Senchai che poi esulta con il pubblico.
l'angolo di Alessio gli intima di avanzare. Certo è che dopo aver subito una proiezione di questo tipo davanti ad un avversario del genere, avanzare deve essere tutt'altro che facile. Cerca la Mizza Senchai. I ritmi non sono altissimi, d'altronde possiamo immedesimarci un po' in quella che è la testa di Alessio Malatesta. Senza dubbio, Luca, i ritmi sono contenuti da parte di Senchai, perché comunque stiamo parlando di un uomo di 42 anni, e da parte di Alessio Malatesta invece, perché mi duole ripetermi, ma davanti a lui c'è l'incarnazione dello sport che lui pratica. Buono questo tip di Alessio. Prova ad impensierire con questo jab destro. L'angolo gli sta dicendo fidati, fidati di Babbo. Alessio mette colpi su Senchai e rimane più o meno in piedi, ha appoggiato le mani a terra. È riuscito a mantenersi in un discreto equilibrio, questo anche psicologicamente lo può aiutare. Deve andare avanti, come dice chiaramente il suo coach, il padre. Fuori equilibrio Senchai con un tip che finisce sulla coscia del thailandese. Si schiaccia contro le corde Senchai, prova a entrare con le mani, Alessio non ce la fa. Arriva il suono della sirena, un buon primo round, molto tattico, molto studiato, ritmi piuttosto bassi, ma adesso inizieremo a divertirci. Bisognerà vedere chi prenderà in mano l'iniziativa e chi deciderà di alzare per primo i ritmi di questo match, che finora sono stati non soporiferi, ma sicuramente non al fulmicotone, ecco, mettiamola così. Dalla parte di Senchai c'è tutta l'esperienza di una leggenda e dalla parte di Alessio invece c'è la voglia di far vedere che lui non è venuto qui a fare da contorno alla, come dire, all'addio, al saluto di una leggenda. Quindi l'angolo gli intima di avanzare e adesso l'angolo di Alessio, suo padre, mostra al suo tifo un'immagine che fa scaldare il pubblico. Sentiamo il pubblico che si scalda. Eh sì, giustamente tutto il palazzetto è dalla parte di Alessio Malatesta, che è l'idolo di casa, l'idolo di turno, l'atleta italiano forse un po' più in voga in questo momento, insieme ad un altro atleta italiano che sta facendo cose strabilianti in questo sport ma che non abita più in Italia, ha deciso di trasferirsi lì. Parliamo di Mattias Gallo Cassarino. Assolutamente. Sembra piuttosto concentrato, vediamo quali armi avrà in riservo per questo secondo round Alessio Malatesta. Sorride Alessio e dice sto bene, questo non deve farsi impensierire dal nome che sta affrontando, perché lui è uno di quelli che è andato più di una volta in Thailandia, fuori casa, a combattere, a far bene, a portare sempre più in alto i colori italiani, dove era difficile dimostrare di essere dei guerrieri di valore. In casa dove è nata la Thailandia, nella patria della Thailandia, l'ha fatto e può dimostrare a casa sua che quella è la sua dimensione. Abbiamo visto nel replay il momento in cui Alessio ha raccolto la gamba di Senchai, che poi per la verità è rimasto in piedi, ma in quel momento c'è stato un attimo di trepidazione da parte di tutto il pubblico, perché come ho detto già più volte nel corso di questa telecronaca, il pubblico è sorprendentemente educato e quindi mostra di capire anche i piccoli dettagli che intercorrono tra questi due atleti. Inizia il secondo round, vediamo se i ritmi riusciranno ad alzarsi, gli dicono di avanzare,
A giudicare da come sono partite le mani di Alessio in queste prime combinazioni, il messaggio è stato chiaro, ricevuto e messo in pratica. Avanza e accelera, metti colpi e non gli dare tregua. E Alessio sta facendo proprio questo. Il problema è che Senchai sembra essere uscito diversamente dall'angolo dopo il primo round. Pesante sinistro di Alessio, che prova ad inibire anche le gambe di Senchai con delle piccole ginocchiate sul quadricipite. Prova a proiettarlo, non ci riesce, ma è comunque buona e degna di valore questa combinazione di Alessio. Senchai ha un equilibrio che fa invidia ai migliori equilibristi, di quelli che camminano sul filo. Buono questo tip di Alessio a spezzare l'azione di Senchai. Prova a rimanere sempre alto con la testa Alessio, ma la testa e fa bene. Se n'è andato intanto alla prima metà del secondo round. Questi minuti sembrano non passare oh, più. Oh, molto bene. Eccellente molto azione bene. Di Alessio. Molto bene, si fiamma il match. Si accende. Buona, ha provato a rifilare una gomitata. Alessio. Forza Alessio. Ha provato nuovamente ad infilare il gomito. L'angolo di Alessio è scalmanato. Manca un solo giro d'orologio, ma mi sento di dire che questa seconda ripresa può portarsela a casa. Calma perché c'è ancora un minuto. Però Alessio sta facendo vedere delle cose sensazionali. 30 secondi, ancora 30 secondi. Si alza il coro, Alessio, Alessio. Forza Alessio, è questo il momento di spingere. Bellissima finta di Senchai. Bello, ha doppiato questo calcio interno. È andato molto a segno bene. Sulla finta di Senchai. Eccellente lavoro di Alessio. Senchai entra ancora con un altro gomito, forse che ha sfiorato il volto di Senchai. Bravo Alessio, bravo Alessio, bravo Alessio. Solo applausi. Mi sento di dire che sta davvero facendo un bel match Alessio Malatesta, intelligente e preciso. Chissà che Senchai non gli abbia concesso dello spazio e del tempo, ma si sta assumendo il rischio nel caso. È stato bravissimo a gestire i tempi e il ritmo di questo match. Guardate Senchai, è segnato sulla parte dell'orbitale destro, ha un grosso, ha un diciamo del gonfiore, un grosso livido. E questa è ovviamente opera di Alessio. Ci sono dei buoni presupposti. Sta facendo il suo. Ci sono degli ottimi presupposti, Luca. Sta sfidando la leggenda, sta sfidando la Muay Thai. C'è il pubblico di casa che è totalmente fuori controllo e il padre di Alessio all'angolo è totalmente fuori controllo a sua volta. Come non capirlo, d'altronde c'è in sé, in quello che dice, tutta la rabbia, tutta la voglia di rivalsa, tutto ciò che ha fatto lui ai tempi in cui era un fighter e tutto ciò che ha trasmesso al figlio. Quindi non solo l'amore e la passione di un allenatore nei confronti del suo pupillo, ma tutto l'amore e la passione di un padre verso un figlio. Sarebbe comprensibile che un allenatore urlasse in quanto davanti ad una sfida incredibile, sarebbe comprensibile che un padre urlasse in quanto il figlio sta affrontando la leggenda del suo sport. Il cornerman di Alessio Malatesta è nella ambigua ma fortunata situazione di essere sia un padre che un allenatore.
nello stesso momento e sta guardando suo figlio giocarsi il terzo round di un match di Muay Thai contro una leggenda. E quindi come non capirlo, anzi molti di noi farebbero pure peggio. Ci siamo, è tutto pronto e se c'è la intanto a raccogliersi, giustamente direi, l'applauso del pubblico che a prescindere da tutto lo ama per il semplice fatto di essere Senchai. Senchai si sta divertendo, il problema è che dall'altra parte c'è un Alessio Malatesta che, come direbbero gli americani, means business, è qui per fare le cose sul serio. Stiamo assistendo a un match bellissimo comunque. Ancora una volta molto bene, molto bene, molto bene, risponde a suon di ginocchiate. Deve andare avanti, deve dimostrare di avere in mano le redini di questo match. Alessio e sta facendo davvero un bel compito fino a questo buono momento. Buono questo sinistro di Alessio, buono ancora, molto bene, molto carica bene. Alessio, forza. Che match sta facendo Luca Alessio, io sono senza parole. Match impressionante. Deve mettere colpi. Buono, va a pizzicare la minza. Davvero molto bene. L'angolo di Alessio Malatesta è completamente fuori controllo e sta combattendo insieme a lui. Lo sono anche le più di 1000 persone presenti al palazzo, perché ci avviciniamo sempre di più alla fine di un match che ha dell'epocale, un'epopea di 9 minuti durante la quale Alessio Malatesta sta sfidando a viso aperto Senchai. Pressante Alessio, non fa un passo indietro. Non sembra per niente essere intimidito da Senchai, anzi galvanizzato dalla possibilità di misurarsi a questi livelli, quelli che gli competono. Sì. Sta facendo vedere il meglio che potesse far vedere. Manca meno di un minuto. Meno di un minuto e ci siamo. È un minuto che sa come l'ultimo calcio di rigore di una partita, è un minuto che è inspiegabile, prende fuoco la tribuna che sostiene Alessio, si schiaccia alle corde Senchai, avanza Alessio, mette una gomitata. Ultimi 30 secondi, fase di clinch, ci sono delle ginocchiate laterali. Il vero spettacolo è dentro il ring, ma lo spettacolo nello spettacolo è l'angolo di Alessio che lo sta letteralmente sospingendo ad una possibile vittoria. Non cantiamo vittoria troppo presto però. Alessio sta facendo un match dell'altro mondo comunque. Assolutamente sì, sta aspettando il momento giusto. Ancora una ginocchiata, clinch, ci sta mettendo tutta la rabbia, tutto l'agonismo, tutta la foga. E arriva il suono della campana. In piedi per un match di questo tipo, un match incredibile di Alessio Malatesta. Ha fatto qualcosa di sensazionale indipendentemente da quale sarà l'esito di questo incontro. Alessio ha tenuto a bada e per certi versi anche testa alla leggenda Senchai, una storia che potremmo raccontare anche fra diversi anni. Un match incredibile. ไปธรรมดานะเพราะว่าทั้งบ้างต้องสองคนนี้ในห้องนี้นี่คือทุกคนเป็นแฟนของทั้งสองคนนี้ทั้งคู่เลยนะชี้ซ้ำหมดลูกอ่ะแหมไม่ธรรมดาจริงแล้วก็ชกกันแบบชี้ซ้ำหมดลูกอ่ะแหมมาสิ่งที่ดีเราไม่ได้ดูกันนะฮะแล้วแน่นอนว่าตั้งแต่สินจะคันแนนนะครับ
c'è un maestro. Aspettiamo il verdetto, ma non è ancora. Un grande applauso per i due protagonisti. Alessio Battesta e Senshai PK Senshai Muay Thai Gym. Vale veramente la pena alzarsi in piedi per questo risultato. Allora, cap, buon bacata, migliori, mi condiene. Do you think who's the winner? Black or white? 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 The result is strong. Match pari. Il match finisce pari. Di pari. Pari. Parità per questo match. Parità tra Senshai e Alessio Malatesta, che con grande rispetto va comunque a ringraziare il suo avversario, a ringraziare il suo pubblico, perché è consapevole di aver fatto una prova superlativa. In un altro contesto forse avrebbe vinto, anzi sicuramente avrebbe vinto, ma forse questo è anche l'epilogo giusto di una serata con i fiocchi in piedi. Ha dimostrato di poter calcare certi palcoscenici. Ora io magari farò un po' l'imparziale di turno, ma dopo una serata di questo tipo il risultato è solo una formalità. E ripeto un'altra volta, lo spettacolo è quello che stiamo vedendo adesso. Un padre fiero di un figlio, Alessio Malatesta, Senshai PK Senshai Muay Thai Gym. Questa è la grande Muay Thai. La scena più bella è quella dell'esultanza, dell'abbraccio e dell'emozione di un padre assieme al proprio figlio. Sensazionale.